Salve a tutti in questa nuova parte di Gambo 0.0, dopo tanto tempo. Abbiamo fatto anche gli auguri, abbiamo fatto tutte le vacanze adesso, e adesso che ritorno a registrare, ragazzi. Sempre accompagnato anche da Stefano. Ciao. Sì, sia bentornati, che ci vediamo di nuovo. Ci stavamo accordando un po' come mettere giù le parti, perché perché per sbloccare Ubo e Broly, purtroppo ho dovuto, prima ho dovuto fare tutta la sua storia normale per sbloccare, perché io non so platinato anche Dragon Ball Z, e per sbloccare l'arena del drago, dove bisogna sbloccare tutti, una specie di allenamento, diciamo, dove devi sbloccare anche gli ultimi giocatori, devi farti almeno minimo una volta la storia, ma tutti di fila, come abbiamo fatto adesso, e quindi invece di rifarla fare una seconda volta, però devo rifarla la seconda volta lo stesso, sì, per sbloccare Ubo e Broly. Sì, ma però tanto per Ubo e Broly, tanto dopo non devo finire la storia, quindi può essere che me lo danno lo stesso. Darsi, comunque è l'unico che mi interessa vedere Ubo, sinceramente. Broly c'è un personaggio che proprio non mi dice niente, a parte che è un filler, ma poi è un film, vabbè, è un personaggio che comunque non mi dice niente. E iniziamo con Yamcha. Yamcha, sì. Allora, noi abbiamo fatto la storia almeno una volta, ecco qua Yamcha. Che poi devo sbloccare, che poi vedremo dopo nella seconda run, che vi ho già fatto vedere anche le didascalie, che bisogna, si può sbloccare di tutto e di più con il giocatore facendo le seconde run. Vabbè, sì, infatti che non lo sapevi. Infatti, quando sbloccherà una parte e l'altra di Goku e Broly, ci saranno anche le parti mancanti di Dragon Ball Z, purtroppo, ragazzi. With his qua intanto c'è la storia. Yamcha, purtroppo ha poche battaglie, purtroppo, perché l'hanno fatto fuori appena. Ma diciamo che effettivamente nella saga dei Saiyan ha soltanto la battaglia contro il Saibaimen. Nella saga di Freezer non ha nulla se non nell'anime filler contro il Kom sul pianeta di Rekaio. Nella saga degli androidi... Sì. No, ma quello non è... nel filler quando c'è Garlic Junior. Anche prima. E poi... forse il Durant, io i filler non li conosco benissimo. E poi durante la saga degli androidi avrebbe quello scontro non scontro, come si può definire, contro C19 e C20, dove poi viene trapassato da parte a parte e basta praticamente. Poi vabbè, c'è anche lui contro i Cell Junior, ma vabbè, praticamente come se non ci fosse. Qua andiamo alla torre di Karin. Esatto. Ah no, l'osservatore di Dio. Sì, il... Ah sì, che qua Mima aumenta un'abilità che quando quell'anno si passano dal supremo. Sì. Ah, dimmi un po' qua, perché io nel gioco, nella Cash Collection, avevo fatto tutte le capacità per orearti per dal figlio dell'uso. Allora, diciamo che le capacità non c'entra. Le arti, fai... allora, per la figlio del arti, sì, le arti, ok. Però, cioè, sì, diciamo che lui, sì, mettiamo un po' la canna del lupo, artiglio del lupo, qualcosa del genere. Cioè, lui non è neanche particolarmente forte con quelle arti, alla fine. Ah, cioè... guarda qua, continuate a perfezionare i WAD. Cosa sono? Non lo so come che cos'è che hanno tradotto così, cioè... Non, veramente, sinceramente, non ho mai sentito questa parola, cioè... Però, boh, cioè, i Wazza non l'ho proprio mai sentita. È la prima volta anche che lo... Ma sì, cioè, è una cosa nuova, totalmente, però comunque... Boh, i Wazza, vabbè, comunque, non... potreste diceva le tecniche, non lo so, ma i Wazza non l'avevo proprio mai sentito. Allora... Qua andiamo subito dove ci sono i Saibaimen, sì. Probabile. Facciamo tutte le tre case in una sola parte, perché tanto sono tre battaglie, una battaglia per la casa alla fine. No, Krillin. Eh sì.
Quindi è inutile fare una par di 5 minuti quando ci sono una battaglia. Attacco sfera dell'anno. Pianure, siamo arrivati, ok. Ah, eccoli qua. Ah sì, che ti avevo detto che in questa parte qua, come se fosse nell'anime, mi si autodistruggere se i vai in giro. Sì, esatto, ma è così. Però purtroppo qua vogliono per forza di vita. Ah vabbè, sì, classico. Quando invece nella serie come cartone. Ah, ecco qua, Tiglio dell'Uomo si chiamava. Ma sì, colpo, vabbè, nel manga è tradotto colpo del vento delle gambe del lupo. Comunque oggi ho visto la parte di Dragon Ball, adesso avevo detto uno o due episodi massimo, ma la settimana prossima c'è la parte di Vegeta che combatte e poi quando sta per esplodere la terra e io sono stato in mezzo. Sì, non so se lo faranno esattamente uguale, cioè adesso hanno la possibilità forse di cambiare, quindi cioè, da se anche se lo fanno un po' già. Ma si sta con il prossimo non lo so, però appunto vedi capisco lì vanno fuori dentro perché già si sta avvicinando e cioè, è molto più lenta la situazione lì, quindi sì, ma penso che ci vorranno almeno 15 puntate o 20 anche se non si hanno la paglia a mano. Ma non è questo, guarda che più o meno guarda che c'è tanta roba in dopo la parte di Finger nel manga. Ma sì, no, no, sì, sono tutti gli allenamenti, poi c'è tutta la parte di spiegano, poi il campo. Sì, potrebbe anche essere, sì. Sì, magari sì, esatto, faranno più o meno quelle cose che si sono viste lì. Qua abbiamo finito, dimmi un po'. Ah no, niente, neanche il livello successivo siamo riusciti a fare. No, vabbè, tanto lui non è che deve salire più di tanto, ma comunque sì, no vabbè, adesso quella serie lì io adesso la sto vedendo finalmente pian piano, sono alla prima, cioè quando Goku riceve 10 milioni di zeni. No, ma sono, vabbè, sono già più avanti, sono già l'episodio, non so, così quando Goku Saiyan God, perché Super Saiyan God lo chiamo quello con i capelli azzurri, Goku sì, Saiyan si God si chiama Super Saiyan Super God Saiyan Blue, Super Saiyan sì. Sì, sì, perché lo so, ma vabbè, quello rosso, insomma, sta affrontando Bills. Sì, Super Saiyan God, allora. Ah sì, allora sì, ancora la Battle of God. Sì, esatto, ma comunque di cose particolarmente interessanti. Ah, qua, aspetta, qua come pensi in anno, ma hanno fatto passare tutta la parte della Dynamic così al di parti di cose particolarmente che suonano con la serie proprio in modo grave non ne ho trovato, però si sente questo senso di, cioè dici perché i Kaioshin non sono così, dici, cioè nel senso boh, non quadra comunque, diciamo. Però sì, perché perlomeno sì, ci hanno cercato di fare sta cosa del chi divino, che ce l'avevano anche i Kaioshin, ma non si sa perché sono più deboli, cioè sono tanto più sì, deboli. Ma i Kaioshin sono cioè i più, si vede anche da Kaioshin questo qui nella saga di Majin Buu. Ma sì, ma quello lì era il più l'unico debole, più forte erano gli altri, quello del non il maestro piccone, l'altro, quello del sud. Quello del sud, sì, no. Però cioè si può capire, cioè fanno intendere che quello lì magari era quello Super Saiyan 3, cioè riusciva a competere con Majin Buu, però comunque cioè, era più forte anche la ragazza. Ma sì, un po' più forte di quello lì, che di quello lì sì, soltanto che cioè era meno di quello del sud, soltanto che magari ecco puoi pensare che il ciccione, quelli del sud soprattutto, erano diciamo nella categoria del Super Saiyan 3, la ragazza e quello di basso, quel vecchio, erano nella categoria del Super Saiyan 2, e invece il Kaioshin, quello più basso, quello ragazzino che non si è visto bene, era nella categoria dei Super Saiyan 1 praticamente, però cioè è poco comunque, perché se tu calcoli che sono degli dei che hanno il film di World of Wiz, eccetera, perché non sono dovrebbero essere, ma non solo, anche più buoni di Evo, anche più buoni di Super Saiyan 3, ma anche più belli, magari, cioè, non come dopo Super Saiyan 3, cioè. Perché poi io non mi sarei mai aspettato che anche i maestri dei due dei fossero di famiglia. Sì, vabbè, quello lì sapevo dei due dei che erano
Okay. Ma perché quelli evidentemente sono sovradimensionali, quelli, cioè sono. Loro non è che sono parte dell'universo che governano, sono in alto, diciamo. Quindi, soltanto che non. C'è qualcosa che non qua. Cioè vabbè, diciamo. E questa cosa delle sfere grossi quanti anni è proprio un vabbè, è la solita esagerazione di Dragon Ball che deve esagerare sempre. Sì, di che più, secondo me sai cos'è? Forse il robottone che abbiamo messo nel manga. Che forse l'ha preso, sai cosa, da come era l'idea di base, dal GT secondo me, da quello lì del pianeta dei robot. Probabilmente, sì, ma comunque, cioè, non è la solita esagerazione, la solita cosa, boh, per me è un... Qua dimmi un po', ho tre abilità. Allora, mettine anche una sulla salute, mettine una, cioè, un po' sparpagliata. Salute, attacco e difesa, allora. Sì, esatto, un po' così. E tanto abbiamo già finito anche la seconda battaglia, adesso c'è la terza. Sì. Anzi che qua si fa segnaccia. Nella saga di Zeta è proprio così sfortunato. Koriyama l'ha fatto diventare così sfortunato. Sì. Invece ma nella non è prima serie c'è tu. Cioè proprio quasi il protagonista, insieme a Goku. Ma no, vabbè, il protagonista insieme a Goku è Krillin, poi Yamcha è comunque meno importante. Cioè nel senso che ha più parte. Che no, è più importante, sì. Sì. Un po', eccola sì. Qua l'ultima saga, quella contro Trishino hanno attacco da Krillin. Ah, sì. Ma lui come fa a affrontare Trishinon? Cioè, succederebbe come nella prima serie quando si erano affrontati, che poi lui perde quasi subito. Boh, vediamo... The years sure have flown by since the battle with Majin Buu. But today, I'm back in battle mode. Ah, il torneo, non è che è il torneo. Boh, potrebbe essere, sì. E infatti è il torneo mondiale, mica erano contro nel torneo. Ma no, cioè non... Tenshinhan nella serie di Majin Buu ricompare solo quando c'era no, Super ma io Buu, intendevo nel torneo, mica se l'è. No, Tenshinhan non c'è, è scompa. Dopo la saga di Cell si è ritirato e gli aveva anche detto a loro che non si sarebbero mai più rivisti perché lui se ne andava, si ritirava dalla scena, no? Poi ricompare. Però come lo fanno fare? Ricompare quando c'è Majin Buu che ha assorbito Gotenks per cercare di dare una infatti, mano. Infatti nella saga di Tenshinhan l'avevamo visto che era... Ma sì, però erano già tutti morti in quel momento, Sì, che era per far perdere tempo alla fine. Ma vabbè, neanche. Sì, comunque ha fatto, cioè, per quanto ha fatto quello che poteva, ma ecco, se nella saga di Majin Buu, perché non gli hanno messo il suo vestito blu col mantello bianco che nel gioco c'è? Ma questa è la misura del torneo. Ho capito, ma nella saga di Majin Buu lui è vestito che poi l'ho già subito finito. Blu. Eh? Che poi l'ho già subito finito perché erano le regole del ring. Sì, sì, quello sì, ma io non capisco se si svolge nella saga di Majin Buu, perché non mette il vestito blu? Ah, quello di Tenshinhan, sì. Ce l'ha in questo gioco, è l'unico gioco dove ce l'ha. Allora, dimmi tre abilità qua. Metti anche aura e poi metti un altro di... arti di attacco. Di arti, magari attacco, sì, così. Ok, allora già finita la saga di Yamcha. Vediamo. Sì. I lost. There's... Well, act... Cioè, qui si sono inventati un... una battaglia in più per la saga di Majin Buu. Sì. Come promesso, Yamcha ha disputato anche qui alla fine invece di Jumbo, ragazzi, no. Ma sì, appunto. La sua ritrovata sicurezza lascia tutti in pista. Ma vai, andatevene a quel paese, va. No, va, appunto, ma... sono tutto... Allora, intanto che... io intanto in questi giorni cercherò di sbloccare Ugo. Intanto, dopo che avremo fatto anche la saga di Ugo, cercherò intanto che sblocco Broly, perché dovrò rigiocando di nuovo. La saga di Ugo è interessante. Perché per la saga di Broly devo sbloccarlo prima di Super Buu. Mentre per Ugo devo farlo come Kid Buu. Dopo Kid Buu devo sbloccarlo. E quindi devo rifare tre volte la saga di Goku alla fine. Vabbè, sì. Ma io non vedo l'ora di passare a Seiyao Naruto. Se riesco a recuperare il gioco, almeno il primo gioco di Naruto, se riesco a recuperarlo. Ma sì, tu riesci a trovarlo il primo Ultimate Ninja? Sì, io qual è il primo Ultimate Ninja? Ultimate Ninja 4. Ultimate Ninja, mi sembra. Ninja basta, sì, ce l'ho io.
Grazie, ho capito che ce l'hai tu, però. Sì, no, no, vabbè, dici. Perché l'avevo trovato una volta in un negozio di giochi, solo che non avevo il CD e non l'ho potuto comprare. Sì. Infatti, no, sì, io ce l'ho. È difficile, vai su eBay, lo puoi trovare, però. Però chissà quanto vorranno su eBay. Perché là in quel negozio c'era l'offerta. Di 5 euro. No, ecco, sì. Quindi vabbè, poi vi dobbiamo ancora metterci d'accordo per la registrazione di cose in macchina. Ah, ecco, sì. Che dovremmo capire ancora come passarci. Come passarci le registrazioni. No, è quello lì, te l'ho detto, se non fai uno spazio di archiviazione. Ma io ce l'ho, forse, ho for share. 4 share, come si chiama? Sì, quello là. O c'ho quello o altrimenti tipo Mega Call, esatto, il nuovo Mega Video, insomma. Sì, sì. Ma esatto. Puoi scriverti tu, scusa. Ma conviene più conveniente che ti scrivi tu e mi dai la password, ti devo solo caricare e poi sei tu che devi tirare giù tutti i file, gestirli. Ah, cioè. Più che altro sarà come registrare la voce. Sì, perché poi dovrò sovrapporre il file della voce e il file del tuo. Lo so, lì io vedi tu, perché cioè io quando registro io col mio, cioè io non registro la voce, io faccio solo il gameplay, si sente solo l'audio. Ma allora si potrebbe fare una cosa così, cioè noi registro come cambi con cantante, io registro la voce dallo schermo con Skype, solo che qui non ci sarà niente, mentre là nel gioco ci sarà qualcosa. Sì, sì, vabbè, ovvio, sì, nel gioco registra tutto, video e audio, però e poi tu devi sovrapporre la nostra registrazione mentre parliamo a quello del video audio del gioco. In teoria si può fare questo, però. Però solo che dopo mi saprò 10 minuti di schermo bianco qua e l'audio. No, vabbè, no, devi estrapolare l'audio di lì e. A parte che posso estrapolare l'audio. Ma sì, e devi poi metterlo sopra il video che io carico. Dove c'è? Quando tu. Ah no, perché della PlayStation 3 che lì non sovrappone l'audio. No, lì praticamente registra il flusso audio-video come esce dalla PlayStation 3, tale quale. Vabbè, niente, ci vedremo come fare. Allora, ragazzi, sì. Intanto salviamo. Dai, su. Che devo anche finire. Dobbiamo anche fare le parti. Saranno 5 o 6 parti, penso. Massimo, vabbè, 8, sì. Quelli Dragon Ball Z dopo lo prendo. Vabbè, niente, che sto usando qua, metti mi piace, scrivetemi, fate anche da Stefano, che non ricordo più come è finito con Final Fantasy 7. Adesso dovrei caricare un'altra parte, non manca tantissimo alla fine per come sono arrivato a giocare, invece come parti caricate sono un po' più di metà. E ci vediamo alla prossima, ciao, alla prossima, con la saga di Cubo. Sì, meno male. Ciao.